È il maggio 2010 e qui al largo di Portolotti, La Spezia, avviene un sequestro spettacolare. Il Force Blue, lo yacht di Flavio Briatore, viene circondato dalla Guardia di Finanza. A bordo ci sono Elisabetta Gregoraci, il figlio Nathan Falco e una ventina di persone dell'equipaggio. L'ordine è di scendere subito. L'evento è così clamoroso che la gente del posto ne ha ancora memoria nitida. Tra questi c'è Marco, che lavora in mare tra La Spezia e le Cinque Terre. Sono arrivate una marea di macchine, di forze dell'ordine appunto per fare questo sequestro qua al Portolotti, e avevamo visto infatti anche per la Gregoraci finito tutto scendere con le valigie e tutto, quindi poi comunque qua nel nostro porto e tutto, essendo molto piccolo, se ne è parlato parecchio. I reati contestati al manager sono contrabbando e frode fiscale. Secondo l'accusa, lo yacht è di una società delle Cayman riconducibile a Briatore e lui avrebbe simulato un'attività di noleggio per evitare il pagamento dell'IVA all'importazione. Dopo 11 anni di processi, le accuse progressivamente cadono. Alcune perché i giudici ne riconoscono l'insussistenza, altre per via della prescrizione. Per due volte la Cassazione annulla la confisca del Force Blue. Dovrebbe essere restituito al legittimo proprietario. Il fatto è che nel frattempo lo yacht è stato venduto all'asta all'ex patron della Formula 1, Bernie Ecclestone, per 7 milioni di euro. Interpellato, Flavio Briatore decide di non commentare e non parlerà fin quando non saranno note le motivazioni della Suprema Corte. I suoi avvocati osservano lo stesso riserbo, ma fanno notare che, se non si fosse trattato di un personaggio pubblicamente esposto, il procedimento probabilmente non sarebbe mai cominciato. Adesso è necessario un processo ter, e se Briatore dovesse avere ragione, potrebbe chiedere un maxi risarcimento allo Stato italiano.